110 anni dalla scomparsa di Giosuè Carducci. Sono stati flauti dolci degli studenti delle scuole medie Barsanti ad aprire la commemorazione ufficiale con cui il comune di Pietrasanta a Val di Castello ha celebrato il premio Nobel alla letteratura nel giorno dell'anniversario della morte. Una cerimonia sobria a casa Carducci che ha visto la partecipazione della seconda C accompagnata dall'insegnante Ilaria Cipriani, presidente del premio Carducci. Una corona d'alloro, poesie e musica per onorare la memoria del grande letterato. Presenti l'assessore alla pubblica istruzione Simone Tartarini e la vicepresidente del Consiglio Comunale Mimma Briganti, insieme a Chiara Celli, direttrice dei musei. Casa Carducci al momento è chiusa per lavori di restyling che prevedono la risistemazione della copertura, l'imbiancatura e il trattamento degli arredi in legno. Sono in programma interventi di manutenzione dell'impianto elettrico e di restauro dei mobili per un budget complessivo di oltre 10.000 euro. In corso anche la nuova pannellistica museale e i pieghevoli bilingue confezionati dalla Regione Toscana. Intanto sono aperti ufficialmente i termini per iscriversi alla 61esima edizione del Premio Nazionale di Poesia Giosuè Carducci. Domande di partecipazione e invio dei libri entro il 30 aprile.